lavoro su immagini che mi ripulsano, ma lavoro su immagini che non posso dimenticare, che sono nella mia memoria. Una cosa delle volte dico che qualsiasi cosa ha un corpo, questa tela ha un corpo. Non parlo spiritualmente forse, ma la streccia, la struttura che tiene la tela è un corpo e la pianta ha un corpo. Sono su un percorso che non so dove mi porta, però sono contento di stare. È come essere su una cintura di un aeroporto, no? E continui ad andare. Non sai dove ti sta portando, però ti piace quello che vedi. Perché il mio rapporto non è con l'arte. Cosa succede è che è arte, è la maniera che descriviamo quello che faccio, però il mio rapporto è con il linguaggio più che con l'arte. Non vedevo un futuro, non dal punto di vista carriera, ma dal punto di vista umano. Non vedevo una ragione di andare avanti. Questo è quando avevo 23 anni. Ma devi fare questo, ma devi fare quello, ok? Poi passi quell'ostacolo, adesso puoi fare un degree, ok? Però di chi l'ostacolo, ok? Passi quegli ostacoli, arrivi dentro. Questa cosa maniaca di corsa e di voler fare, distruggere, prendere cose come te le presentano, a un certo punto, di creare il tuo ordine, anche se è chaos. Sentirti ed ascoltare, leggi libri perché li vuoi leggere, non perché devi fare una tesi. Guardi l'arte perché fa parte della tua vita, del tuo linguaggio, non perché ne devi parlare. Il corpo non è solo carnale, il corpo è la politica, il desiderio, la lingua del corpo, l'invisibile del corpo, la disabilità, il razzismo, il linguaggio, l'accento, la statura, tutto è complesso, non è solo un pezzo di carne su un tavolo. No? Chiaramente la gente delle volte pensa che la body art ha a che fare solo con fare qualcosa tutto se stesso. Siamo tutti body artist perché dobbiamo lavorare. Per vivere, essere vivi, lavoriamo con il nostro corpo, che siamo consapevoli o no. Dobbiamo accettare che abbiamo un corpo che va dato da mangiare, che va pulito, che va o che non va pulito, che non va dato da mangiare, per ragioni psicologiche e profonde, no? Anche neurotiche, però. Se non c'era corpo non c'è questa neurosi. Io sono un artista che lavora con il singolo immagine e chiaramente quando io guardo a che immagine lavorare, lavoro con immagine che mi prende, che mi tiene l'attenzione. Che poi sia due ragazzi che si baciano perché sono carini o mi fanno sentire qualcosa, o un bambino che è appena scappato da un attacco terrorista e hanno ucciso tutti gli altri, fa lo stesso effetto a me. So, gli animali li ho scelti, come uno sceglie di avere figli, ma non puoi scegliere, chiaramente nella vita non puoi scegliere che tipo di figli avrai. Io in questo caso forse posso scegliere che tipo di animale imbalsamato ho. Io ho cominciato a vedere gli animali imbalsamati in un mercatino 5-6 anni fa. Ho cominciato a collettarne 1, 2, 3, poi averli in casa e viverli, usarli come animali domestici, bellissimi, no? Avevo capito che in quel periodo
loro avevano già avuto una vita e questa era la loro seconda vita. Era una vita un po' triste, la seconda, no? Allora ho cercato di dargli un'altra vita. Ho cominciato a pitturare, a fare cose con queste. C'è una consistenza con i lavori che ho fatto 10 anni fa, dove coprivo oggetti trovati con le tele delle performance, e adesso ero arrivato a un punto che il materiale delle tele non ce l'avevo più perché ho smesso, e ho cominciato a lavorare con materiale che esiste, che però puoi costruire. Usando l'acrilico ho anche pensato che li protegge. Considero l'oggetto trovato anche cose che non sono fisiche, ma memoria, pensiero, speranza, e tutto questo può essere un po' è una cosa che anche musica, cose che sono nella tua testa. All'ultimo momento ho deciso di pitturarmi nero, non lo sapevo che l'avrei fatto. Volevo essere con gli animali, ma volevo essere in una maniera che anch'io sono un animale come loro, che non c'è differenza. L'unica differenza è che io sembro più vivo di loro. I don't have a plan B either, you know? My plan is to, well, maybe the way to answer the question is to say that what is important is what gets me out of bed. Also, I don't believe that waiting for Godot is gonna turn up, you know? Untouchable. Allora, video, filmati, esposizione, insignificante, impotente, anima, Myers, Guglielmo. Os, life, dolore, vita, tusce, trifugiata, tatuaggio, merda, scopata, camale, patate, village, self, io, camal, t.
Number transport vaginal ipocrita disappointment significant danno mi veleno paura numero eno rebellio vaginale delusione ghetto insignificante anti me insecure feature anas insane cattivo marzia marisa media disordinato verbo sicuro oggetto team si limi in bota assorbita marzia dani marino amesia insopportabile loud self vivendo isolated estratto morendo marina ottimista beautiful corrupted sonoro io opportunista isolato che istruzione più possibilità bella coro front sonoro io background isolato distruzione più possibilità egoistic time paesaggio che ho nascito fare nelle